Queste tre radio sono di Simone, di Ardenno, provincia di Sondrio. Qualche settimana fa abbiamo riparato altri apparati a Simone e questi hanno subito lo stesso trattamento, alimentazione a 24 volts, perché nel furgone in cui vengono utilizzati si è danneggiato il riduttore di tensione, quindi non sapendo che si era verificato questo inconveniente, le radio poi sono saltate. E allora mi scrive qui, magari cominciamo col primo perché su ogni radio lui ha messo un numero, numero 1. Controllo generale di tutto, visto che ho attaccato anche questo a 24 volts. Poi se riesce ad aumentare un po' la potenza, magari cambiando finali, poi vedi tu. Vedo io adesso, incomincio con il primo, il numero 1, e lo apro senza che lo proviamo. Il numero 1 è un 48, l'ultima generazione. A questo, oltre ad aver alimentato 24 volte, è stata invertita probabilmente la polarità. C'è il diodo sotto qua. È in corto, adesso lo cambio e vediamo. Speriamo che non è andato avanti sul finale, perché questo qua c'ha il MOSFET come finale. Qui c'è pure questo condensatore che è gonfio, quindi lo cambio. Magari le cambio tutte quante queste qua. Eccolo qua, questo. Eccolo qua, il materiale smontato. Allora, quello è all'uscita del finale di bassa frequenza, finale audio di 470 microwatt. Magari glielo metto da 1000, poi agevola meglio la modulazione. Qua c'è proprio scoppiato il dietro. Ecco fatto. Adesso provo con questo alimentatore che rispetto all'altro è più protetto contro i cortocircuiti. Vediamo un po' che succede. Sempre che si accende adesso. La luce qua è spenta. Hola! Siamo in FM, sempre che funziona. Hola, hola, hola. Naturalmente quello, la modulazione. Hola, accendiamo quest'altro qua. Prova, hola, sempre che funziona. Vediamo se posso migliorare la modulazione, perché mi sembra un po' scarso come modulazione. Hola, hola. Allora, ho cambiato pure il LED nell'S-meter, adesso devo fare un'altra operazione. Lo faccio su tutte le radio simili a questo qua. Vedete questo ponticello qua? Se noi abbiamo la radio spento e col tester proviamo, ci troviamo la tensione qua. Questo transistor è sempre sotto tensione quando la radio per esempio sta su un automezzo. Questo qua è sempre sotto tensione, anche con l'interruttore di accensione spento. Quindi io adesso, siccome lo faccio a tutte queste radio che mi capitano per le mani, con una taglierina interrompo il ponte e poi porto l'alimentazione sull'interruttore di accensione. Ecco il cavetto che ho messo dall'interruttore a quel punto lì. Ho tagliato pure i ponticelli qua per fare l'espansione di canali. E questo è il ponticello interrotto, eccolo qua. Quindi lo chiudo e lo proviamo.
Sto provando in FM, mi sa che devo ritoccare la deviazione. Ola! Prova! Ola! Si sente, però è meglio aumentarlo un po', vediamo di individuare il trimmer. Allora, siamo in FM, lì in FM. Sono 10 watt. Ola! Adesso la deviazione è ottima. Ola! Prova 1, 2, 3, cambio, cambio. Quindi andiamo in M, facciamo questo in M, facciamo la roba in M. Tocca quasi i 30, 27, 28. Ola! Allora Simone, forse tu non lo sai, però lo dico, se può sembrare superfluo, perché molti lo sanno, quando ho tagliato i ponticelli per avere l'espansione dei canali, deve ruotare questo qua, guarda, giri, quando arriviamo a 40, continuiamo, 42 sino a 80, quando dobbiamo andare sui canali sotto zero, ruotiamo all'incontrario. Quando si accende il puntino qui vuol dire che siamo sotto zero, 40, 39, 38 e così via. Quindi per quanto riguarda questo io vi ringrazio per aver visto questo video, adesso passiamo agli altri con la speranza che possiamo risolvere pure quelli. Grazie e tante belle cose.